Motore and action. Sulle dita. Umanisti americani. Buongiorno a tutti, sono Gerardo Bonomo, siete sul mio canale YouTube, forse qualcuno dei, e vi ringrazio anticipatamente, o anzi posticipatamente, dei 5.400 utenti registrati mi hanno già riconosciuto, sanno che oltre al mio canale YouTube ho il mio iridescente sito gerardobonomo.it dove con passione e dedizione e follia dispenso e divulgo il verbo argentico tassativamente bianco e nero. Problema di daltonismo, prossima vita mi occuperò del colore. E oggi direi che potrei iniziare con un good morning Vietnam, anche se di fatto io in questo momento sono a Brescia, ma siccome forse non tutti sanno che io sono del 782, perché il settimo cavalleggero era già chiuso, cioè sono del settimo scaglione del 1982 e a Brescia ho fatto 12 leggeri mesi di leva militare, posso dire un bel good morning Vietnam. Sono a Brescia, così abbiamo dipanato chissà dov'è in Padania il Bonomo, è nella ridente Brescia, nella iridescente Brescia, non monocromatica, e mi trovo in un negozio che sembra americano, perché si chiama New Free Photo, ma in realtà è gestito da quelli che in bresciano si chiamano gnari, che sono Roberto Roversi. Roberto Roversi e Andrea Collia. Ok? Detta anche la strana coppia, anche se loro non assomigliano né a Walter Matthau né a Jack Lemmon. Allora, io mi trovo qua per svariati motivi. Innanzitutto per amicizia, sostanzialmente, perché io ho il privilegio di essere amico sia di Roberto che di Andrea. Poi per fortuna, perché ho fatto la Serenissima a 130 a fari accesi nella notte e c'erano più tir praticamente che segnali stradali, quindi non so come ho fatto a arrivare vivo, anche se effettivamente è anche quello un sistema per evitare magari brutte malattie, la Serenissima, quando ti pigliano ti pigliano. E sono qua perché sono in un negozio fisico reale di fotografie, non soltanto, un negozio che quest'anno 2021 festeggia i 20 anni dalla fondazione, che non sono bruscolini, un negozio fisico di fotografia che ha anche il suo simpatico chiaramente sito internet, ma che è fisico sul territorio. Come abbiamo già visto in altre interviste che ho fatto ad altri punti vendita italiani, siccome voi sapete, mi conoscete, sono gravemente autarchico, sono per il Made in Italy, sono per il prodotto interno lordo che deve crescere, eccetera, eccetera. Mi trovo in un negozio italiano perché ritengo che ancora oggi, nel 2021, parlando di fotografia, c'è una enorme differenza. Voi direte, certo, di prezzo? No. C'è un'enorme differenza tra acquistare in rete, e finiamola qua, e recarsi in un negozio fisico di fotografia. Quindi cominciamo adesso con i nostri ospiti, graditi ospiti, non a pranzo e a cena, tanto io non ho neanche mangiato. Quindi iniziamo con il decano, che sarebbe Roberto Roversi, e che ci deve raccontare non i suoi primi 20 anni, ma come ti è nata questa straordinaria idea, come è iniziata questa strada, che è la patria del tondino e diciamo anche di straordinari armamenti, di occuparti di fotografia. Allora, l'occuparmi di fotografia è capitato perché mio zio, il Franco Slompo, praticamente mi ha detto: ho finito le scuole. Franco Slompo? Slompo. Non voglio immaginare il codice fiscale. Franco io. Slompo. Fantastico. E di conseguenza, finite le scuole, mi ha detto: dai, vieni in magazzino, c'era l'estate, vieni su e mi dai un. Ma non in negozio, in magazzino? Sì. Dovevi essere filtrato, giustamente. Ho iniziato dalla gavetta, si inizia dal magazzino, con giusto, la mazza in mano, bravissimo. E quindi okay, si inizia da lì. Poi piano piano c'è stata l'entrata in negozio e piano piano poi le prime vendite, le prime permute, le prime cose, e tutto è nato un po' così. Tutto per questo caso. Però non in questo iridescente ambiente, bensì? Bensì nella vecchia sede di Via La Marmora numero 2. Nella vecchia sede Via La Marmora, dove fino a non tanto tempo fa voi avete concentrato la vostra divisione di stampa. Sviluppo e stampa. Ok. Che invece? Che invece poi abbiamo. Perché i bresciani in banda è brava gente, tra l'altro, però
vanno ogni tanto un po' imboccati. Perché, cioè, voglio dire, chi ha inventato il tondino e di conseguenza ha permesso poi la creazione del cemento armato deve essere un po' imboccata, perché se no non... E quindi diciamo, da Via La Marmora... Poi abbiamo convogliato tutto nel nuovo negozio che è nato nel 2012. Quindi adesso nel nuovo negozio c'è la vendita di macchine fotografiche, sviluppo e stampa, c'è tutto. Tutto quel che è fotografia l'abbiamo. Ok, perfetto. Sviluppo però per la trasparenza che ci circoncide, come dice il mio andrologo, non è uno sviluppo che fate fisicamente. Fisicamente interno no. No, ma però sviluppo... vi affidate a Valenti. A Valenti Laboratori. E tra l'altro se pensiamo a Valenti a Brescia, diciamolo, perché Brescia comunque, è vero, no? Ha avuto alcuni dei più straordinari negozi di fotografia a livello nazionale. Uno di questi all'epoca è stato proprio il grandissimo Valenti. Voglio dire. Quindi siete anche voi Valenti, anche se con la V minuscola in questo caso. Con la V caso. Minuscola. Okay. Ma mi devi ripetere il cognome di tuo zio perché... Slompo. Slompo. Fantastico. Slompo. E non si occupa e non ha aperto una pescheria con un nome così. No. Grandioso, grandioso, fantastico. Va bene. Ragazzi, nella vita, cioè, la vita è una valle di lacrime e vince chi ha il fazzoletto più grande. Comunque, siccome piangere abbiamo già dei motivi biologici e biochimici, secondo me è sempre meglio buttarci dentro una risata, fino a prova contraria. Giusto. Andrea Collia, presente. Attenzione con l'accento sulla C, quindi Collia. Presente, presente. L'ottimo Andrea Collia, socio, perché partner potrebbe suonare male. Qui con tutto il rispetto lo possiamo dire, poi al limite poi lo tagliamo in montaggio, vediamo. Sì, infatti. Però, ecco, quindi cosa? Andrea, no, che c'è, vigera una discreta eterosessualità, no, nel senso, diciamolo, quindi partner sul lavoro... Partner lavorativi. Ok, perfetto. Esatto. E quindi il buon Andrea come entra in questo allegro mondo della fotografia? Ma io per purissimo caso in realtà, per merito di mio papà, e la storia brevemente è questa, arrivo un po' dopo Roberto, in pratica finite le terze medie per scelta. Le terze medie, hai ripetuto... La terza media, non eri ripetente. Esatto. Okay. In casa c'era bisogno di soldini, quindi ho deciso di andare subito a lavorare e i miei zii avevano una torneria in paese, una torneria di famiglia. Aspetta, bisogna fare lo spelling, non tonneria, se no sembra che parliamo dello zio di Roberto. Zio. Torneria, un posto dove vai e torni con il metallo tornito. Assolutamente, giusto? Il buon e vecchio tornio proprio. Ok. Al che però, dopo pochi mesi, mio papà vedermi arrivare a casa tornito, sporco, dai capelli ai piedi o meno, non ce la faceva, e allora è andato dal buon Franco Slompo, che invece nel nostro caso era amico di famiglia, e gli ha detto: Franco, guarda, tienimelo qua, a qualunque costo, non dargli neanche un soldo, ma portamelo via dall'officina, perché ogni volta per me è una ferita al cuore. E inizio così, primi compiti... dietro il banco. Ah, tu non hai niente gavetta magazzino? No, perché non c'era, perché Roberto era via e quindi dovevo sostituirlo rapidamente. Era andato sotto naia. Era sotto naia. Sotto naia. Esatto, quinto in quel periodo lì. La naia, che adesso è una cosa che c'è, non c'è volontari, eccetera, comunque ai nostri tempi, anche se loro non sono affatti miei coetanei, io domani, ammesso non concesso che la Serenissima me lo permetta, dovrei compiere 63 anni più 9 mesi di gestazione, quindi loro non sono affatto miei coetanei, dico bene, no? Sì. Corretta la cosa. Quindi la naia era quella cosa che facevano gli abili arruolati, che durava 12 mesi, durante i quali tu gradevolmente lavoravi per l'esercito italiano, prestavi il tuo servizio, la tua leva obbligatoria, con il famoso CAR, 3 mesi. Chi aveva fortuna si beccava anche il CAR avanzato, e poi io, che modestamente fortunato lo nacqui, mi sono beccato 10 mesi come trasmettitore in una caserma che adesso è stata dismessa, sempre nella ridente e iridescente Brescia, dove c'era qualcosa di molto light. Era una divisione corazzata di artiglieria pesante da campagna. Quindi noi facevamo i trasmettevamo,
e loro in teoria con questi mezzi qua, come dire, pianeggiavano quello che non era di troppo nella pianura padana già di non pianeggiato. Comunque, tanto per dirne solo una, perché poi bisogna anche capire che le cose si evolvono in meglio o in peggio, comunque si evolvono. Ho un ricordo indiretto di persone che col lucido da scarpe e la spazzola lucidavano gli pneumatici degli obici, signori, perché dovevano essere a specchio anche gli pneumatici, oltre che chiaramente il pezzo, la fusta e compagnia bella. Vabbè, comunque, quindi sei andato a militare, no, tu sei andato, no, lui tu è andato a militare, io grazie l'ho sostituito. Al fatto che tu hai fatto la naia, è entrato il buon Andrea, è entrato Andrea. Vi siete cercati alla fine, era già tracciato, sì. Bisogna ringraziare comunque l'esercito, e in questa cosa non sto scherzando, perché se non ci fosse stato l'esercito voi non ci sareste mai praticamente incontrati. Vero. Bene, adesso voi dovete darmi qualche ragione logica, chiaramente questa è una evidente provocazione. Io tengo famiglia, oltre a vorrei compiere domani 63 anni, quindi cercate di andarci piano, poi ecco, non si sa mai. Dovete dare più che a me, ai miei iridescenti, lettori, spettatori, visitatori, delle motivazioni per cui, seriamente parlando, nel 2021, dove pigiando un dito su un tablet, dopo che ore sono? Dopo 24 minuti ti arriva a casa una scatola con dentro la tua macchina fotografica desiderata o che credevi fosse la macchina adatta alle tue esigenze, perché diavolo devi andare a intafanarti in un negozio, cercare parcheggio, parlare, baffare, brigare, perché? Penso che ci sia ancora un rapporto, il toccare l'oggetto, il consiglio di una persona che magari è un po' più esperta rispetto a te. Magari qualche anno, qualche anno che sono in fotografia, magari. Allora, quando hai davanti il cliente devi fare subito un'analisi veloce e capire più o meno a seconda delle due chiacchiere che si fanno velocemente, capire che tipo di prodotto potrebbe essere adatto a questa persona. Cioè, come un sarto che ti cuce il vestito su misura. Benissimo. Tu cuci la macchina poi fotografica. Poi invece c'è chi entra e dice, a disposizione tot, voglio spendere tot. Magnifico. E dai quel tot che vuole. Contemporaneamente tu in questo modo, perché tu sei ovviamente una persona onesta, giusto? È giustissimo. Onesto. Bene. Può anche essere che a volte uno entra chiedendo delle cose incredibili e tu gli spieghi che per che non quello sono che, adatte, che non sono necessarie non sono attualmente. Necessarie magari non adatte, perché a volte. E quindi per assurdo a volte chi entra qui e aveva in testa una cosa che costava 4 esce più felice di prima ma spendendo 2. Verissimo, vero. E questa è un'altra cosa che in rete non succede, corretto? Anzi, a volte aggiungi questo, aggiungi quest'altro, si aggiunge anche questo, si aggiunge anche quest'altro. Questo è il cliente o voi? No, la rete. Ah, la rete, la rete aggiunge. Vabbè, voglio sperare ragazzi che quando uno compra una fotocamera gli diciate che almeno ci vuole una batteria di scorta e una scheda di memoria. Il filtro, voglio sperare. Filtro di protezione. Meglio rompere il filtro che la lente frontale, al contrario. Quanti bene, obiettivi. Parlando sempre, e non in modo ovviamente polemico, che Dio me ne scampi e calamari, della rete, voi vendete, mi sembra, solo materiale proveniente dai distributori ufficiali italiani. Abbiamo sempre avuto questa scelta. Siamo questo significa coerenti. Che se uno compra da New Free Photo del materiale nuovo, ha la garanzia dell'importatore ufficiale. Che poi in alcuni marchi non c'è nessun tagliando che dice che è di importazione ufficiale o meno, però noi acquistiamo direttamente dai distributori italiani. Ok, perfetto. Questa è sempre stata una nostra prerogativa. Che tra l'altro, se non ricordo male, in questo modo, avendo uno scontrino fiscale di un negozio italiano, se uno per caso con la macchina fotografica, e glielo auguriamo, va in un paese extra CE, per dire Maldive, o Albenga, che è sempre mare alla fine, poi non è che cambia molto, no? Tanto di sabbia e sabbia resta. Grazie allo scontrino, quando ritorna dalle vacanze, non deve per esempio pagare, come ogni tanto purtroppo capita, senza che nessuno abbia colpa, dei dazi, perché deve dimostrare che quella macchina l'aveva già con sé. Quindi è anche importante quando tu vai a fare un viaggio, perché dimostra che tu sei
il precedente reale possessore di quel prodotto. Vero. Quindi è una cosa importante anche questa. Verissimo. Bene, a proposito di quelli che non hanno soldi, perché mi guardi così, che non ho soldi? Cosa c'entra? Non facciamo subito una cosa personale. Poi quelli che non hanno soldi, metti che uno non ha proprio i soldi e vuole comprare del materiale digitale usato. Sì. Ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo? Secondo ne me abbiamo, ce Gerardo, ne abbiamo. Questa è una, per esempio, ne abbiamo alcune. È una ridente D800E. Usata, storica. Magari che ha ancora, probabilmente ha ancora la garanzia ufficiale in Italo. Quindi a volte, sì, a volte può avere ancora la garanzia, adesso dipende cosa. Usato, arriva. E sulla quale, a prescindere dal fatto che stia godendo, ovviamente in senso fotografico, della garanzia dell'importatore ufficiale, voi date una vostra garanzia. Come sempre, 12 mesi la nostra scelta. A 12? La garanzia, sì. La nostra per l'usato è 12 mesi. Che sia digitale o analogico? Che sia digitale o analogico sono 12 mesi. Beh, questo è interessante perché diciamo che, parlando dei negozi in generale comunque di fotografia, non tutti i negozi di fotografia, parlo dell'Italia, rilasciano la garanzia di 12 mesi. Qualche negozio rilascia comunque, garantisce il prodotto, ma magari per 6 mesi, che però non sono parenti dei 12, o addirittura per 4, ma a volte anche per 2 mesi. Ecco, quindi questo mi sembra un altro plus importante. Sempre venduto questo... con documento fiscale di vendita, non su un pezzo di carta. Quindi, tra l'altro, in questo modo si evita un altro grosso problema che capita sempre con questa rete. Sembra che siamo a fare la mattanza dei tonni. Parliamo sempre di rete. Sempre di rete. Grandioso. Cioè dell'incauto acquisto. Nel senso che può capitare che uno magari, comprando il nuovo l'usato, magari in canali, come dire... extra, si ritrovi senza dolo tra le mani una macchina fotografica che magari... Dalle dubbie provenienze. Dalle dubbie provenienze, mentre invece voi avete un registro della Questura di Brescia, giusto? Sì. Dove viene segnato tutto. Presumo quella di Brescia. Presumo. Tutto registrato. Poi tutto viene registrato, tutto quindi viene il cliente è anche assicurato e rassicurato che l'oggetto che compra è un oggetto perfetto. Pulito. E poi viene controllato, pulito, non diamo oggetti con impronte che arrivano a casa, uno solo sballa è quasi nuovo, insomma. Ecco, facciamo finta che vendete 100 macchine all'anno, che non è vero perché ne vendono di più. Su 100 macchine che vendete online, anzi no, in generale, parlando dell'usato, su 100 macchine, quante sono digitali e quante sono invece a pellicola? La media? Penso che Roberto, tira una cosa qualsiasi. 90% è digitale, 90% digitale e 10% e 10 analogico. È analogico. Più o meno. Se andiamo invece sul tuo sito e compriamo online dal tuo sito, anche lì è un 90-10? O sul sito c'è più gente che compra materiale analogico? C'è più, forse qualcosina in più, okay. Qualcosa in più, una percentuale un po' più alta. Un'altra cosa che sta turbando, nel senso tu mi turbi del buon Benigni, il mondo della fotografia a pellicola, è che i prezzi di diversi brand sono lievitati. Ecco, adesso preferisco non dire raddoppiati o triplicati perché qualcuno ha detto ai lavori, già mi ha, come dire, fatto un'osservazione. Ripreso. Sì, ripreso fotograficamente. Però nella pratica ci sono dei brand che negli ultimi 12-16 mesi, parlando di usato, a caso, senza a fare caso, il nome a caso. E il cognome, nulla, hanno avuto un aumento significativo. Il mercato dell'usato è... Ma questo perché la domanda sta superando l'offerta? Non so perché, non riesco nemmeno io a capire perché oggi sia esploso così, è proprio veramente esploso. Ci sono alcuni prodotti, alcuni modelli, sono letteralmente esplosi. Esplosi, ma anche perché probabilmente voi non riuscite più quasi neanche a procurarli, quindi giustamente quando li procurate... Date il giusto compenso. I pezzi ormai sono pochi, la richiesta è tanta, allora succede questa cosa qua, il prezzo comincia a lievitare. Okay. Voi acquistate e fate anche i conti vendita o acquistate e fate permute? Acquistiamo e permutiamo materiale. E non fate, vendita, non fate? No, ma è non fa parte. Una cosa giusto da dire, diciamo, ai lettori. Okay, non fa bene. Parte. E invece, tornando al discorso del nuovo, noto casualmente con piacere che oltre al materiale digitale vendete anche supporti un po' meno volatili, un po' meno binari come le pellicole. Sì, infatti nell'ultimo periodo c'è stato un forte incremento di
richiesta di pellicole, tant'è che fino a davvero poche settimane fa non si riuscivano a recuperare i classici rullini a colore, il bianco e nero è sempre stato più disponibile in realtà. Che era disponibile, cioè non è che io a caso infatti tratto l'insegno anche a fotografare solo in bianco e nero, perché noi black e guantiani, bianconeristi, pur non i juventini, comunque sappiamo che la fornitura della pellicola, della chimica, della carta bianco e nero, essendo relativamente più semplice da produrre, ha più garanzia di continuità nel tempo del colore. Voi me lo sapete, no? Assolutamente. Smettetela, signori, di scattare su negativo colore. Scattate su negativo bianco e nero, e se proprio dovete colorarvi la vita, secondo me, anziché scattare e poi fare le vostre ridenti scansioni, fate prima acquistare una fotocamera digitale, fino a prova contraria. Ecco, invece, a proposito di file, quindi uno viene qua o vi manda un file e voi avete un bel laboratorio di stampa, tecnicamente voi con che cosa stampate, su che cosa stampate? Allora, il cliente da noi può venire con la semplice immagine che può avere su telefono, su chiavetta, mandarcela in WeTransfer, mandarcela con WhatsApp, e abbiamo una stampa immediata in jet su laboratorio Fuji, su Minilab Fuji. Okay. Dopo fino a che formato? 30-45. Metri o centimetri? Centimetri. Vabbè, centimetri. Vabbè, però 30-45. 30-45 è una stampa sostanzialmente immediata. Su in tempo reale, sì, la fate? Sì, questa qua in tempo reale. Per il cliente più esigente, che invece vuole giustamente scegliersi il tipo di supporto, piuttosto che magari avere un pannello per poter appendersi in casa la propria immagine, chiediamo un paio di giorni, visto che da pochissimi mesi abbiamo aperto proprio una zona esterna al negozio dove abbiamo questi macchinari per il grande formato, per stampe fine art, pannelli, cornici. Quindi arrivate anche a formati superiori, quindi massimo è 100 centimetri per 150 centimetri. Allora, tradotto, un metro per un metro e mezzo, esatto, che non sono bruscolini, insomma, sono voglio bruscolini, dire, sì. Insomma. Di avere un enorme monolocale, sì, per ospitare una stampa, sì, un metro per un metro e mezzo. Abbiamo fatto anche mostre importanti dove si chiedevano formati di questa misura. Quindi voi tra l'altro fate anche il photo finishing, quindi nel senso che potete anche cioè stendere sui vari pannelli e le altre cose? Sì, sì, abbiamo taglierina per i materiali più comuni, forex, alluminio e calandre, per poi far scegliere al cliente il tipo di supporto che desidera e far scegliere al cliente il tipo di pannello che... Eccellente. Anche in questo caso, come diceva Roberto, nella macchina fotografica che gli cuciamo sostanzialmente la macchina su misura, anche nella stampa è altrettanto importante con i nostri due ragazzi che l'immagine abbia la sua giusta collocazione in formato, in base alla risoluzione, certo, certo. Tipo di supporto, quindi gli chiediamo dove va, se va in un ambiente umido gli consigliamo un supporto piuttosto che un altro, quindi gli dedichiamo quel po' di attenzione. Quindi che se uno vive in una grotta, praticamente, voi, lei vive in una grotta, esatto, umida, quindi, e voi gli fornite... Esatto, un alluminio, così non tende quindi siete a... Sicuramente avrete fatto qualche riferimento a Betlemme il 25 di dicembre, presumo. Esatto, esatto. Sì, sì. Quindi la foto, quella foto della cometa che si vede sopra la grotta è vostra. È nostra, è stampata da noi. Vedete un po'. Essi lor signori. Lor signori. Va bene, beh, questo qui è importante, ma quanta gente di sua sponte stampa? Sponte stampa. Ma allora, devo dirti la sincera verità, che prima con la scusa che il centro stampa non era fisicamente qua, avevamo una percezione ovviamente, ma non come ci siamo resi conto da settembre, quando abbiamo accorpato il centro stampa, e c'è, ti posso dire, un fortissimo incremento di gente che vuole buttare fuori dai propri telefoni, dai propri hard disk, dalle proprie pennette, stampe, anche semplicemente 10-15 da poter infilare in un album, piuttosto che una buona impaginazione di un fotolibro per un ricordo. Perché di un voi evento. Fate anche photobook? Assolutamente sì. Ok, ecco perché, tra l'altro, non dimenticate, con tutto il rispetto, parlando dei JPEG, dei TIFF dei PNG e che più ne ha più ne metta, comunque sono fasci di numeri binari, potete fare i vostri cloud finché poi non ve li faranno pagare a sangue, che iniziano gratuitamente e poi diventano tipo, cioè, un euro a kilobyte, non a giga. Potete fare la triplice ridondanza di backup dell'hard disk del vostro computer su tre hard disk esterni SSD, ma siccome la fortuna è cieca,
ma Roberto e Andrea ci vedono benissimo, poi viene il giorno del crash totale e vi ritrovate, se non avete stampato, sto parlando del digitale, vi ritrovate con nulla. Rimane il casello, come si chiama? No, quando passa il treno e le macchine si dovrebbero poter fermare. Il passaggio a livello. Ma rimane il passaggio a livello, ma non ci sono più i numeri binari in mezzo, quindi il treno dell'immagine finisce. È andato. Finito. Mentre invece su pellicola, a prescindere, quando uno scatta, se poi fa anche la sua simpatica scansione, comunque non è binaria, la pellicola è fisica. Negativo, resta un supporto. Esatto, resta un supporto. File. E voi fate anche scansioni eventualmente o fate fare anche le scansioni comunque? Delle negative. Sì, sì, facciamo anche scansioni da negativo, da diapositiva. Sì, sì, il nostro. In base anche alle richieste del cliente, le risoluzioni che vuole il cliente, cioè c'è una targetizzazione. Tutto questo lo trovano su New Free Photo? Allora, tutti i servizi sul portale ci saranno. Ci saranno un po'. Comunque, New Free Photo con la F di Pisa, giusto? New Free Photo, ma con la F di Pisa e la H di hotel. Corretto, esatto. PH. Poco. E Free, FRE, e vabbè, vabbè, insomma, New Free Photo ormai in inglese, tra le vecchie che non lo sa, voglio dire, a questo mondo, quindi. E vabbè, non entriamo chiaramente nell'evidenza che anche se i negozi di fotografia. Diciamo in questo greve e grave periodo mondiale ha potuto rimanere aperto, immagino che comunque insomma le cose sono comunque più complicate di una volta adesso a prescindere. Sì, decisamente, tutti sappiamo cosa è successo e cosa ancora stiamo passando, infatti il 2020 per tutte le attività a prescindere come la nostra, costretti in alcuni momenti alla chiusura totale, ma soprattutto anche con la limitazione di tutti gli eventi comunque correlati alla fotografia. Perché voi avete sempre fatto molti eventi, tra l'altro, avete fatto eventi, anche educational. Eventi fisici in negozio, ma parlavo anche di eventi che possano essere le classiche comunioni, cresime. Eventi, ebbrezze, perché non è che deve essere proprio il vento, perché ci sia un evento. Cioè, l'evento ci può essere anche se c'è la prezza, giusto, corretto? Assolutamente. Ok, va bene. Quindi pure avanti. In questo caso il professionista che è dedicato a questo tipo di attività. Ma secondo voi mi linciano, torno vivo a casa per i miei 63 anni, la scampo o ci rimango a Brescia? Sì. Beh, lo scoprirete fra pochi giorni. Se non vedete più gli alert dal mio canale YouTube vuol dire che sono stato correttamente linciato. Con 40 anni di... Tra l'altro... perché potevano anche linciarmi 40 anni fa da un'altra parte, vabbè, comunque. Quindi dicevi eventi che adesso sono sospesi. Assolutamente, quindi diciamo che il grosso problema dell'anno scorso è stato quello di riuscire a contenere il più possibile i danni. Si è lavorato un po' con l'online, con l'estero, siamo riusciti grazie a... l'impegno di Roberto sui materiali usati anche vi prego prego Roberto minimo mentre ovviamente la pedonabilità e l'accesso fisico in negozio che era un po' il nostro punto di forza è stato fortemente colpito. Sì, perché tra l'altro non dimentichiamo a prescindere che voi dove eravate prima era quanti metri quadri erano? 50. Qui invece negozio. Tra sopra, sotto, sopra e sotto, sopra e sotto. 200, 250. Quindi quadruplicata la superficie. Che poi in effetti, tra l'altro, credo che a livello nazionale non sono molti i punti vendita di fotografia che hanno una superficie così estesa, tra parentesi. Sai che non ce lo siamo mai domandato. No. Io lo so perché li conosco tutti. È uno dei punti vendita attualmente, uno tra i più grandi che ci sono, diciamo, in Italia in questo periodo, insomma. Sì, che era un po' il nostro sogno che pensavamo che fosse realtà. Pensavamo fosse irraggiungibile perché comunque sia era il 2012 quando... Per un bresciano è l'irraggiungibile, non ce l'hanno neanche nel dialetto quella parola lì, cioè, sta vaneggiando, cioè, per farvi contenti, cioè, ma non... Cioè, un bresciano se ti mette in testa una cosa la raggiunge. Comunque, vai se vuoi brevemente ti spiego come è successa l'idea di spostarci di qua, perché comunque sia... un colpo di evento probabilmente. Un colpo di evento. Tu considera che in quest'area dove c'è adesso del residenziale e del commerciale c'era un benzinaio, una pompa di benzina dismessa da
un paio d'anni qua con le erbacce e noi con il negozio di fronte ogni mattina vedevamo quest'area qua così definita abbandonata. Al che un giorno cominciano a transennare, arriva la ruspa, fa la prima spaccatura di cemento, corro, ma proprio corro fuori. E per vedere se c'era ancora un po' di benzina da mettere nella tua macchina. C'era l'omino, dico, c'era l'omino e dico, scusa ma cosa state facendo? Ah non so, fanno negozi e appartamenti. Sì, pupille sì, a 1000, ma, pupille a 0,95. Così. Esatto. Al che ci siamo fatti dare poi i contatti del progettista o meno ci ha prospettato e presentato cosa sarebbe stato costruito e lì è stato veramente un non dormire per parecchi mesi prima di fare la scelta di affrontare questo passo. Sì, perché è una scelta importante che però alla fine voglio dire comunque, diciamo allora, a prescindere, era anche eticamente necessario probabilmente a voi per proprio coronare un sì. Qualcosa che non per colpa vostra, non dimentichiamo che qui siamo a Brescia ma non siamo nel centro di Brescia, quindi siamo un po' in Marta, come dicono loro, no? Prima periferia sud. Ecco, periferia sud, esatto, lato est, uscita Brescia ovest per chi viene da Milano, Brescia ovest anche per chi viene da Venezia. Mm. Quindi insomma il fatto di avere comunque una cosa più di respiro calcolando che comunque non siete nel centro di Brescia, secondo me era fondamentale. No, assolutamente, quindi ci siamo impegnati a questa realizzazione con fatica, sforzi e tutti gli imprevisti del caso. Vabbè, scusa, uno che già torniva a mano a 14 sì. Anni. Sì, sì, non c'era problemi. Un altro che è stato 15 anni sulle maniche. Nel magazzino, senza poter uscire neanche a bere e mangiare, via. Vedere come si faceva a vendere, credo che per voi sia tutto in discesa adesso, voglio dire, non cioè, dire. No, ancora in salita. Perché... Sì, vabbè, d'accordo, perché sono dettagli. Sì, dettagli. Come in quel famoso film col grandissimo Roberto Benigni, quando chiedeva il prezzo dei 100 milioni per la casa. No, io poi ve li rendo, poi un bel giorno si beve un caffè e si va a pari. Cioè, magari non è proprio esattamente così, però si vabbè, beve un caffè e si va a pari. Sì, è bella sì, sì, è stata totale. No, io, è stato grandioso, guardatelo, una pista straordinaria di Roberto Benigni, che va a chiedere questo prestito di questi 100 milioni di le vecchie lire, dice, ma io poi non è che, io poi ve li rendo, un po' per volta, non tutti i cose, dice, vabbè, poi signor direttore, poi a un certo punto, un bel giorno, se si beve un caffè e si va a pari. Quindi qua non funziona no, così. Purtroppo né no. Col caffè macchiato, neanche col cappuccino si va a pari. No, neanche proprio. Se corretto proprio. Vabbè, comunque voi ce la farete, cioè, ce la state facendo. Sì, ci stiamo impegnando tanto, è un impegno costante anche il progetto di portare di qua il laboratorio, di dar vita a un nuovo spazio dove c'è la sala posa noleggio, dove c'è uno spazio dedicato al centro stampa. Ah, quindi avete anche una sala di posa che noleggiate? Sì, 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 cosa che prima non avevamo, quindi è una continua ricerca che da sempre io e Roberto cerchiamo di fare per poter dare al cliente un servizio il più Questo completo possibile. Questo spazio è possibile. Vicino qua? Sì, molto vicino. Ok, ok. Chilometro. Ecco, proprio. Per voi avete anche un parcheggio vabbè, incustodito proprio per i clienti, quindi uno arriva qua, trova il parcheggio sì, proprio dedicato. Dedicato. E poi si può spostare tranquillamente a piedi e poi qua parcheggi in zone. No, diciamo che quello spazio non è aperto al pubblico perché no, la sala si deve andare. Sì, comunque, sì, voglio il dire. Suo appuntamento. Vabbè, che mi sembra evidente, ovvio, certo, a prescindere. Quindi il cliente come punto di riferimento ha solo ed esclusivamente il negozio. Quindi. Va bene, io volevo ritornare ancora a parlare un po' di argentico e di pellicole, volevo osare chiedere qualche prezzo, ma alla fine ci sporchiamo in intervista, noi siamo dei signori sì, sì. E noi modestamente non acquimo signori, quindi non ti chiedo questa 500 cm praticamente in condizioni B+, cosa potrebbe costare? No, diciamo, te lo chiedo, cosa costa questa 500 cm completa? Siamo 1200 euro. 1200 euro, già col planner però, non CF. Solo T-Star, ma già... CF. CF. Okay. E con la garanzia di 12 mesi. E con la garanzia di 12 mesi. Okay. E con anche tra l'altro il pozzetto che si può chiudere. Si chiude? Sì. Ma va là. Cioè non è di quelli rigidi, che c'è stata una partita... Ok, col suo bel bravo magazzino da 12 bravo pose. Bravo magazzino da 12 pose. Tra l'altro già col crank, che tra parentesi non è dato in dotazione con la macchina perché c'è la manopolina. Sì, vero. Ok. E vabbè. E poi invece...
se vogliamo farci del male, questa che sembra che è uscita ieri, e vabbè, scusa, quale messa male. Qua Roberto, questa che sembra che è uscita TTL, oggi da Wetzlar. MSI TTL inusata. E qui... Inusata? Inusata, guardala. Spara. E qui... Anche perché voi a Brescia sapete sparare. Arriviamo a 3.000. Ok. Signori, allora, quindi la mia ipotesi che c'era stata una leggera limitazione dei prezzi di alcuni prodotti alemanni mi sembra riconfermata, Confermata. Mi sembra anche di capire che forse comincia a diventare anche non solo un piacere del possesso e dell'uso, ma anche un investimento. Sì. Perché sicuramente non scenderanno i prezzi. Quindi compri oggi, è la matematica certezza che se ti va male... Il prezzo lo mantiene, ma invece è molto probabile che i prezzi addirittura saliranno. Quindi è un investimento, quindi è meglio avere la casco oltre alle RC Auto. Sì. Okay. Siamo arrivati a 3.000 euro per un MSI inusata. TTL inusata. Sì, che è una rarità, è una macchina. Sì, no, infatti io non so neanche perché me l'hanno fatta toccare, vabbè, comunque. Va bene, e qui invece abbiamo una iridescente Rolleiflex. Con il suo simpatico planar 3.5, ma senti, meglio il planar o il Tessar? No, ragazzi, no, è la classica domanda, meglio il planar o il Tessar? Cioè, è meglio Zeiss, a prescindere. Questa straordinaria Rolleiflex, anche questa, ma scusa, ma qui viene gente che ha comprato le macchine e non le ha mai adoperate, e un giorno si sveglia e dice, le do a New Free Photo. Tante cose non vengono utilizzate. Alcuni è proprio... non è la passione per la fotografia, ma la passione per l'oggetto. Ne abbiamo parlato in una diretta streaming esattamente domenica scorsa. Ne abbiamo io e Bonomo, ne abbiamo plurale maestà. Sì. E qua invece siamo sugli iridescenti e ridenti. Siamo sui 750. Come dicono in Alto Adige, 750 euro, condizioni a meno, 12 mesi di garanzia. Ma è meglio il plano del Tessa col suo Tessa è anche un A questa, a meno mi offendi, eh? Ah, è un A? Vabbè, dai, la compro. No, ragazzi, la no, compro. Niente, è andata, è la vero. Compro. Sold out, è già venduta, basta. Io torno a Milano, se torno a Milano. Con questa fantastica, quindi però ci sono comunque dei brand straordinari comunque come Rolleiflex che comunque hanno mantenuto. Rolleiflex ha mantenuto mentre niente, gli altri alemanni sono partiti, non c'è per nessuno. È il mercato dall'usato, non è colpa loro, certo, quindi c'è questa richiesta che patronde, se vuoi la bicicletta petala, no? Petala. Tanto per fare una traduzione simultanea, giusto? No? Perché è probabile che se tu vuoi comprare una Nikon FE o anche, per esempio, questa usa e getta. Questa usa e getta. Esatto. Tascabile. Questa Miu di Nikon, Miu seconda di Nikon. Questa cosa grandiosa. Cos'è? Un 250 fotogrammi. 250 fotogrammi. Tra l'altro anche questa, di nuovo inusata. F3 HP, corretto, sì, inusata, con il dorso F3 200... normale. F3 normale. Vabbè, adesso siamo in diretta. Roberto, vabbè, si sbaglio mi corrigerai. Dai. Poi ti vedono che non c'è come la HP. È vero. Sono molto H-puntigliosi. H-puntigliosi. Questa con un iridescente Micro Nikkor 55, che è il mio terzo occhio praticamente. Se mi chiamassi Polifemo, il mio secondo occhio. Questo gioiello... Questa è 1200 euro. Allora, signori, amici, come dicevano quegli altri due grandi, cioè con 1200 euro vai, fai la pizza, fai cosa fai? 4 pizzate in 4? Sì. 5 pizzate? 5 pizzate. Con 2 Oppure birre. Ti porti a casa questa, che tra l'altro è stata una delle Nikon che non è andata nello spazio, ma è stata adoperata dalla NASA. Perché era la F250, era stata utilizzata dalla NASA, però... per diciamo obiettivi terrestri, ovviamente per filmare, per fotografare ad alta velocità i decolli, i lanci, queste cose qua. Cioè, mentre questa è andata sulla Luna, per quelli che credono che gli americani sono andati sulla Luna, che no. Io quelli che dicono, ma gli americani non sono andati sulla Luna, io sapete cosa rispondo? Adesso perderò probabilmente 4.000 utenti registrati.
ma non sono andati sulla Luna e non sono andati neanche in Vietnam, cioè gli americani sono andati da nessuna parte, sono sempre stati lì, tra l'Atlantico e il Pacifico. Comunque dicevo, con questa, comunque la Svezia ha il suo perché, cioè la Svezia, gli svedesi, meccanica, le svedesi hanno il loro perché. E questa è andata sulla Luna, però questa comunque è stata utilizzata comunque anche questa dalla NASA. Dalla NASA. 1200 euro. Questa tu hai una vaga idea con Scofas all'epoca che cosa poteva costare in milioni di lire? Io lancerei un 12 milioni delle vecchie lire, senza non problemi. Non ho idea. Cioè, credo con un dorso così, comunque 1200 euro incredibili. Se poi pensiamo che con 1200 euro cos'è che c'è di nuovo di digitale, 1200 euro, una cosa c'è? Dammela qua, va? No, perché, cioè, vuol dire, la scienza va premiata, come diceva Totò. Cioè, signori, voi potete decidere se spendere 1200 euro per questa straordinaria macchina, Fujifilm. No, guarda, i Fuji si arrabbiano, eh? Giusto, corretto. Arrivano con la katana e via. E poi vai sul tatami e niente sake, oibo, e sushi. Anzi, fa la fine del sushi. Allora, questa Fujifilm che avrà un'aspettativa di vita di 6 mesi prima che esca il nuovo modello, 8 mesi. È già fuori. Ah, questa è già fuori, addirittura è già fuori produzione, 1200 euro. Questa cosa, 1200 euro, questo però un po' rivoluzionario, questo qui voglio dire, non è mai stato superato, perché questa era la flagship di Nikon negli anni 70, è stata l'ultima, tra l'altro manual focus regina, prima che poi arrivasse l'autofocus, arrivasse la F4, poi la F5, la F6, eccetera, eccetera. Quindi costano uguali. Io dovessi taccheggiare, ma qua a Colignari non puoi taccheggiare niente, puoi taccheggiare con i tacchi, dadi e datteri, io non avrei dubbi su che cosa taccheggerei tra 1200 euro qua e 1200 euro qua, comunque vabbè. Bene signore, allora io direi che questa follia che se la sono cercata loro è finita, si fa anche il ciak alla fine? Eh certo, di nuovo le mani nuovo dentro, ma guarda che, allora signori, dal vostro affezionatissimo mano privo, si può dire mano privo? Mano privo, scusate un attimo, che qua viene a fare la sceneggiata finale, se la gente poi pensa che è un avatar. Iridescente, ma soprattutto monocromatico, Gerardo Bonomo e dai nostri amici Roberto Roversi e Andrea Collia di New Free Photo con la F di Pisa. Con la F di Pisa, un cordiale saluto, un complimenti per questi vostri primi 20 anni di New Free Photo con la F di Pisa e un arrivederci alla prossima. Arrivederci. Alla prossima. Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Valdaim.